Buongiorno a tutti, oggi siamo il 9 di febbraio, mi trovo a Koh Chang. Ok, ho noleggiato il motorino. La mia idea era fare il giro dell'isola a loop. Pensavo ci fosse la strada, stamattina ho scoperto che in realtà non è possibile e voglio andare dall'altro lato, all'altra costa. Sono più o meno 50 km e con calma li faccio. Qua sono circondato da scimmie. Guardate qua. È incredibile, da questo lato dell'isola, da questo lato della costa sostanzialmente non c'è nessuno, è tutto vuoto, perché la maggior parte delle attività commerciali, ristoranti, negozi e hotel sono tutti nella parte ovest. Allora, lungo la strada ho trovato questo bar, caffetteria, e mi sono preso questo Thai Tea, che sostanzialmente è del tè con del latte, penso anche del miele e poi del ghiaccio, che è freddo. E non che avessi voglia, ma semplicemente volevo fermarmi per non divorare tutto immediatamente dell'isola. Volevo darmi del tempo, e altrimenti tra un'ora sarei arrivato a destinazione. Invece voglio prendermi tutto il giorno. Usando lo scooter a una velocità di 30-40 all'ora ed è una figata. E poi mi sono fermato qua, guardate che vista in mezzo alla natura. Stavo guidando e ho visto un'indicazione invitante, quindi ho deciso di svoltare a sinistra e prendere una strada sterrata, e portava appunto a questo resort che praticamente sembra deserto, non c'è nessuno. E guardate che vista dietro di me, guardate. Questo è il mio scooter. Guardate, qua c'è anche una spiaggia privata, però a quanto pare non c'è nessuno. Questo è il mare. Ah, qua finisce. Food and drink. Andiamo a vedere cosa c'è. Oppete. Mettiamo qua. Anzi, per sicurezza è meglio che mi prendo lo smartphone, si sa mai. What's this? This that we playing for the like the one who passed away long time already, like the grandfather, the last generation, something like that. Because today the Chinese New Year, so in 1 year one time, so we playing for the what we call it. The people who passed away a long time already, like that. And you can see this one, we have the food, the fruit, all the and everything. Let them come, call them come to eat, to drink the whiskey, or in the drink, the food, something like that. No one work here today? Yeah. Today is a like a party day. Yeah, like a holiday. Eating and drink. Yeah, eat and drink and enjoy. Because actually the Chinese people, so the people is the... Is a tradition also in Thailand, this? Yeah. It's Chinese, but everyone just celebrate this also in Thailand. Yeah, correct. But for example, tomorrow, this food you throw away? No, not throw. We share from the people around here, the neighbor, and then like I give you the... But tomorrow, not today. Oh, today? Now we can share, we can eat right now. Okay. Because we're playing from the playing stick. After the playing stick, the finish, that means, you are the people who pass away. You finish the eating time already, and then the next is the our time to eat, and then we share all the food to the people around here. Yeah. Wow. Like I said, I've never seen this before. We don't celebrate the Chinese New Year in Europe. Yeah. We have a lot of Chinese, but we don't celebrate. But I think in the Chinatown, in Italy, you have the Chinatown in your country. Yeah, but I never went this week. Oh, okay. To check. You see, we have the. You can come to closer.
We have the rice and then the food, the fish, the fresh fish, the seafood, the cotton fish. Wow. It's the tobacco and then the whiskey, beer and everything. This is all for the passes away people first, and then after that when the steak finish, so this is our time. This is ours. Yeah. Perfect. Wow. Are you living here? Yeah, here. It's my house. Ah, this. We buy and then we sell the seafood. Fresh or frozen? Yeah, we have fresh and frozen. You can have a look. No need. Don't buy. Just. Okay. Praticamente ho conosciuto questo signore qua che ha questo business qui di pesce fresco e surgelato che vende ai ristoratori qua dell'isola, e così era qua fuori che stava esponendo del cibo, e quindi mi sono fermato a chiedergli cosa stesse facendo, e quindi abbiamo fatto una bella chiacchierata. Mi ha anche offerto due mandarini che adesso mi porto via, a breve mi mangerò, e è stato molto gentile. Qua in Thailandia a febbraio c'è questo contrasto di verde, come potete vedere negli alberi, e queste foglie secche cadute, tipiche dell'autunno, dell'inverno, eppure qua io le vedo in questo caldo tropicale, ci saranno 35 gradi almeno, e fa strano insomma. Can I have the small one? This one? The small one? Yeah, this one, one of this and one mango, please. Okay, so right. Ah, small. 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 And easy to open. Easy, this one. Okay. Ah. Okay. Two, both. Yeah. Together, 50 baht. 50 baht? Yes. I have a big one. Yeah, yes. Cut me. You want to cut me? Oh, you can cut yourself, okay. Eccomi qua, ho fatto gli ultimi 10 km in scooter. E era tutto un sali e scendi pieno di tornanti. Alcuni erano punti armoniosi con discese con non troppa pendenza e altri belli ripidi. Che figata. Non ho ripreso perché me la sono voluta godere tutta. Mi piace guidare il motorino in queste situazioni. Penso di aver anche superato la Long Beach perché sono arrivato fino al memoriale. E praticamente prima che avevo acquistato la frutta avevo scelto appunto il mango e la papaya, che sono i miei due frutti tropicali preferiti. Io ho scelto e ho detto ne prendo due di piccoli perché comunque dopo comunque devo aprirli. Mi sono assicurato che siano abbastanza maturi, che col mio Opinel sarei riuscito ad aprirli. E sono stati gentilissimi perché guardate, e li hanno impacchettati, dentro c'è la papaya, mi hanno dato anche stuzzicadenti, e questi qua sono i due mandarini che mi ha dato il signore di prima. E questa è tutta la plastica che sto raccogliendo qua in spiaggia, e qua alcuni signori mi stanno anche dando una mano a raccogliere, vedete, questo, tutte queste cose qua. Quindi l'idea è di ripulire tutta questa spiaggia, che in realtà non è che ne abbia tanta. Come potete vedere il mare è trasparente, se non ci fosse questo. Il bello è che non ho chiesto niente a questi signori, mi hanno visto io che ho iniziato a farlo e loro mi hanno copiato. Guardate quanta roba, questo. Questo signore che mi ha appena offerto un dolce che mi ha fatto qua nel villaggio, e questo. What's the name of this? Name. Name.
like it. Sanomatai. Southern snacks. Yeah. Mm. Good, good, really good. Thank you so much. Non so, meglio le offerte perché è gentile, non lo so. Forse perché mi ha visto che stavo ripulendo la spiaggia. Comunque, non è un venditore, è una persona a caso. Sono. Sembra riso questo. Thank you. Capun cap. Questa è il mare e questa è la parte di spiaggia che ho appena pulito e questo è tutto quello che ho raccolto da solo. Adesso mi merito un bel tuffo e poi eventualmente continuo, vediamo. Sto bevendo un caffè ghiacciato con questa vista. Caffè che mi è stato offerto dal cassiere, molto probabilmente perché mi ha visto che raccoglievo la spazzatura, quindi mi ha voluto fare questo favore ringraziandomi. Marco, percorrendo la mia strada in motorino e sentivo questa musica, quindi mi hanno invitato questi signori qua e sono ubriachissimi e non sanno parlare inglese, quindi non riusciamo a comunicare, però mi hanno offerto da bere. Allora, ho il fiatone e mi sono messo la maglietta perché per tornare indietro ho visto lungo la strada, vicino al bosco, due monaci che stavano raccogliendo dell'erba, quindi ho notato che c'è una sorta di monastero che è quello in cui sono adesso. Sono entrato, ho visto che c'era un monaco, penso in meditazione, dopo l'aveva finita, insomma gli ho chiesto se potevo andare a visitare anche vestito così. Ho fatto una salita tremenda a piedi e mi trovo davanti qua una costruzione. Penso che stiano costruendo una statua del Buddha. Penso sia molto grande. Vedi, qua c'è una sorta di cantiere e che dire,
Wow, cioè non faccio tempo a metabolizzare una cosa che me ne succede un'altra. Aspetta che metto a questo lato qua, così vedete anche voi. Questo qua è un tempio in costruzione, a quanto pare lo stanno facendo bello bello grande. Ho controllato di là, ci sono delle cuti, quindi immagino che ci siano un po' di monaci che vivono qua. E wow, questa Thailandia mi stupisce ogni giorno sempre di più, ogni ora sempre di più. Sono le 5 e mezza e mi sono fermato qua in questo ristorante a mangiare. E questo ristorante, vi faccio vedere, ovviamente scalzo, perché stare scalzi è come dire lascio fuori quello che ho calpestato per terra, sulla strada. Lasciare le scarpe fuori, le ciabatte, è come dire lascio fuori quello che è fuori e quello che è dentro, è come fosse un nuovo inizio. Questa è la strada che stavo percorrendo. C'è nessuno. Da questo lato dell'isola, cioè, non c'è turismo praticamente. Cioè, in realtà sì, e la cosa lascia un po' desiderare, perché ho visto che... Stavo dicendo che alla fine dell'isola, soprattutto il lato destro, quindi il lato costa, ho visto che c'erano degli spazi ampi che stavano costruendo, avevano spianato tutta la natura e molto probabilmente erano fuori dei resort, e quindi tra qualche anno vedremo degli hotel, e quindi sarà, diciamo, tra virgolette, contaminata anche questa zona qua. E in realtà mi guardo proprio qua il tramonto, purtroppo è dall'altra parte, perché qua siamo al lato est e sole tramonta ovest, quindi un'altra volta guarderò sul mare. E quindi in un certo senso qua è già tramontato, perché c'è la montagna che copre. Però guardate che vista, che giornata fantastica. Adesso ci avrò un'altra quarantina di chilometri, 30 chilometri almeno, per tornare dalle zone del mio hotel.